fischio d'inizio, si comincia, palla in mano alla Sidea Gruppo Fasano e la ripartenza di Cassano Magnago che finalizza con Stefano Bassanese il semicerchio cercato, poi si torna da Pugliese che trova un'altra rete di pregevole fattura da parte di Fasano che va dritta fino in fondo con D'Acugna. Sempre pericoloso le finte, poi il sottomano di Filippo Angiolini, che tempo che sta per terminare, il tiro ed il gol proprio allo scadere del primo tempo da parte le finte e poi la conclusione da parte di Marco Knežević. Carico largo ancora Pugliese che si coordina in un fazzoletto di campo e si inventa questa girella con il polso sul momento, anche perché è una partita molto dispendiosa poi sotto il profilo difensivo. Intanto il controbreak di Cassano Magnago che col palleggio, ancora Knežević, il tiro sulla corsa e gol del pareggio. Corre Cassano, Moretti, Savini, la palla per Moretti che stacca dalla linea, il tiro ed il gol a tempo scaduto, il gol che porta Cassano Magnago in semifinale con una rete allo scadere di Alessio Moretti che buca sul primo palo Alessandro Leban.